Ciao raga, come potrete intuire sono qua oggi con una selezione. L'aspettavate tutti, ma posso dire che l'aspettavo più io, perché prima di questo video, quindi prima di quest'oggi, non ho avuto praticamente mezzo pantaloncino, perché sono tutti contenuti qua da selezionare. Bando alle ciance, iniziamo il decluttering, che ho scoperto si chiama decluttering, no? Selezione e basta, perdonate l'ignoranza. Iniziamo. Così avrò delle cose da indossare quest'estate, ecco. Partiamo con loro, che sono dei pantaloncini della Levi's. Questi si tengono, cioè sono proprio fighetti. In realtà l'altra estate avevo questo brutto vizio, cioè brutto vizio, questa tendenza a mettere tutti i pantaloncini così, con tanto di mutanda che esce, ma ora non la faccio uscire perché ce l'ho leopardata, è un po' strana. E anche così effettivamente sono proprio fichi. Un po' vita bassa. Poi abbiamo loro, direi che ovviamente teniamo anche questi. Sono fichi, mi stanno stretti, eh. Il tipo di pantaloncino che metto per l'uscita, attendendo il momento in cui arrivo a casa, rimetto quelli di Bugs Bunny. Però ci piacciono, cioè sono proprio bellini. Poi abbiamo questi che sono della Guess e li presi nel 2019. E adesso in realtà mi vanno un po' più a vita bassa, perché se stanno a vita alta fanno un po' effetto. Non si tolgono, ovviamente. Possono essere carini, ma non me li porto a Roma, penso rimarranno qui. Penso ci ricorderemo tutti di quanto andavano di moda questo tipo di pantaloncini nel 2020, caramellina. Allora, sono comodi, sono anche carini, e poi con il fatto che fanno la caramella qua fanno. Il colletto a pizzo, capito? Però non mi piace perché in realtà facendo l'effetto caramella fanno un effetto strano sulla vita. Ci devo ragionare. Cioè, non so se portarli. Non si tolgono, cioè, non li tolgo ovviamente. Però non so se lasciarli qua o portarmeli a Roma, cioè, non so se poi li mettere, capito? Ora, questi mi fanno scendere tipo una mezza lacrimuccia. Sono gli unici pantaloncini che ho indossato per tipo 2 estati, perché con gli altri non riuscivo a vedermi. Penso che non li terrò, anche perché in generale comunque non capisco cosa ci ho visto in sto modello. Probabilmente solo appunto il fatto che mi coprisse cose che volevo coprire. Ma non mi piace proprio, cioè, che è sta. Per farvi capire, questi pantaloncini li ho comprati all'Abercrombie in seconda media quando sono andata a Milano per il concerto degli One Direction, perché sì, io sono stata al concerto degli One Direction a San Siro, aperto dai 5 Seconds of Summer. Chiusa parentesi. Sono bellini. Il problema è che sono proprio giro, giro. Quindi per sicurezza mia personale li lascerò qua. Non mi fido. No. Continuiamo con questi che ho preso, raga, sempre tipo penso periodo 2020 Shein. La cosa che non mi convince è la vita altissima. Boh, però devo essere sincera, sono proprio comodi. Io penso li terrò qua, tipo per andare a portare il cane a fare la pipì. E niente, raga, la prima selezione è andata. Ovviamente farò una seconda parte perché ancora mancano tipo 7-8 pantaloncini. E quindi noi ci vediamo alla prossima parte. Vi mando un bacino e aspetto i vostri consigli. Ciao raga, oggi sono qua con la seconda parte della selezione dei pantaloncini. Come anche nella prima parte, come in ogni decluttering, perché ormai uso il termine scientifico, non selezione, decluttering. Qua mi ci voleva l'occhialetto, ma non ce l'ho. Dovete ovviamente darmi il vostro consiglio, quindi dobbiamo capire insieme se possiamo portarli a Roma oppure se li lasciamo qua. Quindi iniziamo. Allora, il primo paio sono questi pantaloncini. Non so, vi giuro, a che anno risalgono, ma penso. Perché qua sono effettivamente stretti. E infatti non mi piace l'effetto che fanno sulla coscia. Penso rimarranno qua. Non hanno niente di. Ma questi sempre pantaloncini a caramella che andavano di moda nel 2020. Allora, dietro c'è sono proprio fighi. Cioè, il culetto lo fanno bellino. Cioè, non è il mio, cioè, è tipo la forma del pantalone. Però da davanti non lo so. Cioè, come quelli dell'altro video, non mi piace l'effetto che fanno in vita. No. Tra questi l'estate scorsa li ho messi un botto. Ce li ho anche color jeans. Però sono strani, cioè non mi piace il fatto che siano così lunghi dietro. Ma infatti la scorsa estate, come tutti i pantaloncini, li portavo rigirati. Quindi così. Allora, rigirati già iniziano a potermi piacere. Boh, mi affido a voi. Appunto, questo è l'altro colore che ho. E mi dispiace perché da davanti mi piace davvero tanto. Però dietro sta mezza gonna non la comprendo. Anche se potrebbe essere conveniente perché copre un botto tipo ritenzione, cose, le chiappe, tipo quando uno fa le scale in metro. Come quelli precedenti io delego a voi, non voglio responsabilità. Questi non so perché mi stanno tipo di escursione nella savana. Sono comodissimi, quindi non so se portarmeli tipo appunto se mi dovesse succedere di andare. Cioè non lo so, perché a Roma cioè non ci sono escursioni vicine. Non lo so, cioè sembro cretina quando dico queste cose forse. Sono indecisa. Delegherò tutto a voi, cioè io con i pantaloncini proprio non so decidermi. Questi non hanno manco bisogno di giudizio, bellissimi, fantastici, comodi, fichi. Li ho presi tipo l'anno scorso da Bershka. Oh, stanno proprio bene. Cioè, dentro ci sto anch'io bene, capito? E non è scontato. Allora, questi non ho idea di che marca siano, di quando siano. Mi sembrano anzi dei pantaloncini che io ho in una foto dove Trilli aveva 3 anni. E Trilli adesso ne ha 11. Lacrima. Però sono belli. Cioè, mi piacciono. Sono un po' strani qua, ma magari mettendoli un pochino più a vita bassa si risolve. Una cintura, via. Ma non ce la sbatte di mettere le cinture, cioè perché poi è comunque un elemento in più da abbinare, poi a volte ci sta, cioè non lo so.
Però questi me li porto, sono carini. Allora, è l'ultimo pantaloncino. Vi dirò onestamente che sto pezzando. Cioè, fasti dei cluttering, cardio, doppio cardio, triplo. Ci piacciono ovviamente. Questo ginsettino rosa mi sa proprio di estate, colore, felicità, sorrisi, sole, cuore, amore. Quindi niente raga, questa è una bella conquista, li portiamo sicuramente a Roma. Questo era il video, è finito. Niente raga, io vi mando un bacione enorme. Vi ho delegato un po' di cose, quindi datemi i vostri consigli.